Allora, ragazzi, volevo provare a fare questo video per spiegare un po' come funziona il Find This Heroes, dato che molte persone non sanno l'inglese, comunque ce ne sono un sacco su YouTube. Però niente, volevo farlo in italiano per aiutare anche chi non parla l'inglese. La mia build non è una build fatta per uccidere Cyrus, cioè per tankarsi le palle, non ha niente di tutto questo, è una normalissima build Cyclone per fare le mappe e fare un po' tutto il contenuto di gioco. Allora, appena entrati ci sarà una pallina subito davanti alla porta. Si può riuscire a scappare fuori subito se si passa da destra. Almeno, questo è quello che faccio sempre io così. Poi, Cyrus ha diverse fasi. Lui comincia il fight che è in aria e casta principalmente quattro cose. Una è questa, adesso ve le spiego. Una è questa qui, che sono queste. Non me l'ha castata addosso. Allora, una è questa. Bisogna solamente stare lontano da qua. Questo fight non ha bisogno di rush, non ha bisogno di fretta. Bisogna solo essere tranquilli, aspettare il momento giusto per andare a prenderlo, scenderli, andarli sotto e farlo scendere a terra. Allora, lui ha questa abilità qui, che lancia sostanzialmente queste palline in terra. Bisogna assolutamente togliersi prima che le faccia esplodere, perché si rischia di morire. Arrivo Zook. Ok, scusate. E quindi bisogna togliersi da queste palline prima che esplodano. Inoltre, a poi. Si è bloccato. Ok, a questo qui, che sostanzialmente fa uscire questi crateri da terra, bisogna togliersi da lì. E non bisogna passarci sopra perché fanno parecchio male. Poi ha il blastone, questo qui. Anche questo è abbastanza facile da evitare, bisogna solamente stargli lontano. Non ha. Quando lo casta in terra ci si toglie da davanti e lo si riesce ad evitare facilmente. Come vedete, io non ho nessuna fretta perché mentre lui sta sopra e gli sto lontano, non mi colpisce neanche una volta, non mi prende. Quindi non c'è fretta di andarli sotto, non ci deve essere pressione. Rilancia le sue cose. Adesso ci sarà invece quella magari un po' più difficile a capire, che è questa Fury of the Cosmos, quando lancia queste meteore. Lui le lancia dritte davanti, nel senso che se io corro lontano da lui le lancia verso di me e continueranno su questa scia qua. Adesso vi rifaccio vedere. Se io corro. No. Sono semplici da evitare, basta spostarsi di lato. Adesso vado via, aspetto che esplodano. Ok, se io corro, vedete che le tira dritte, se io mi sposto di lato non mi prende mai. Queste sono quelle un po' più. È quella un po' più stronza da evitare, perché tante volte si è in mezzo a due palline, non si riesce a evitare di fianco e si crepa. Però, come dicevo prima, è importante aspettare, tanto non succede niente, io sto qui, aspetto e aspetto il momento giusto che lui non abbia palline intorno. E vado a prenderlo sotto. Lui adesso scende. Tira le palline in terra, quindi mi tolgo. E adesso ha principalmente tre attacchi. Uno è il blast normale che sta facendo adesso, che fa relativamente pochi danni e non one shotta. Poi ha il blastone. Ecco, adesso è andato in fase. Quando tira tre raggi di fila, quelli sono molto pericolosi. Infatti, il trucco qua
è cercare sempre di spostarsi intorno a lui, nel senso, mettiamo che questo sia Sirius, questo coso qui in terra, io lo colpisco da davanti, mi sposto di fianco, lo colpisco qua e continuo a girargli intorno in modo che non mi colpisca con i tre raggi di fila che sono quelli che one shottano. Adesso aspetto, è sopra lì, tanto non c'è fretta. Mi sposto lateralmente. Me ne vado lontano. Me ne vado lontano, aspetto che esplodano. E adesso vado a prenderlo sotto. Ok, dicevo, ha quindi quei raggi che spara davanti, che sono quelli pericolosi, eccolo lì quando ne tira tre di fila. Ha questo qui, che bisogna andare subito in fretta verso di lui, e poi è il labirinto. Il labirinto è molto semplice da evitare. Si può tranquillamente evitare anche camminando, senza usare fiasche, senza dashare, lip slammare. Si può tranquillamente evitare camminando. La cosa importante quando è in terra è sempre tenerlo d'occhio, perché altrimenti si rischia di rimanerci morti. Mi rilancia il corridoio e ci vado incontro. Come vedete, se io mi sposto lateralmente rispetto a dove è lui, non mi colpisce mai. Lì è fatto il labirinto, si esce dalla parte giusta. Rifà il suo corridoio, io gli vado addosso. Adesso mi tolgo. In questo caso qua cercate un posto che sia più libero possibile dalle palline. Perché più spazio avete per evitare e per muovermi me e muovervi meglio è. Adesso aspetto, adesso ci sarei potuto andare sotto. E ritorno sotto e lo rifaccio scendere. Lo attacco sempre girandoci intorno. Eccolo lì il blast da 3. Come vedete, ecco qua il labirinto. Come vedete, se si fa tranquillamente, da tranquilli il fight senza fretta, si può stare qua all'infinito senza mai morire. Lui ritira il suo raggio. Adesso che ci sono quelli in terra, mi tolgo perché mi danno fastidio. Tengo sempre d'occhio però dove è lui. Gli vado dietro. Rifà il labirinto. Come vedete, io posso aspettare. Ok, sono uscito, però come vedete camminando tranquillamente si riesce ad uscire. Adesso lui rifà la sua bolla, io mi allontano. Inoltre, le frasi che dice significano sempre qualcosa. Nel senso che dopo un po' che lo fate riuscite a riconoscere automaticamente in base alla frase che dice che abilità sta per tirare. Adesso arriva il blastone in terra, sto lontano e vado a prenderlo sotto. E adesso arriva l'ultima fase che è quella un po' più stronza. All'inizio non si teletrasporterà più ma rimane qua, quindi gli si possono fare danni tranquillamente. Continuo sempre a girargli intorno e poi si splitta in quattro. Qui, se vedete, io ho attivato la barretta della vita. Attivando la barretta della vita riconosco subito qual è quello vero. Rifà il suo labirinto, io esco tranquillamente camminando. Rifà quel corridoio lì. Adesso ho sbagliato. Dovevo lasciare via. Però, come vedete, ci si può. È abbastanza stare tranquilli, non panicare, non.
Che le cose si riescono a evitare abbastanza semplicemente. Quando si divide in quattro, con le barrette della vita dei nemici attivate sopra, si riesce a riconoscere qual è quello vero e quindi gli si va subito vicino e non lo si perde d'occhio, che è la cosa più importante di tutte nella quarta fase, non perderlo d'occhio. Perché nell'ultima fase, quando fa i raggi, quello che mi ha appena ucciso, quei raggi lì adesso hanno un'angolazione molto più ampia. Nel senso che nelle fasi prima si sposta, diciamo, se seguite il cursore, fa il primo colpo di qua, se io mi sposto di fianco fa il primo colpo qua, il secondo qua e il terzo qua. Nell'ultima fase, se io sono molto lontano, ha un raggio molto più ampio, quindi se io mi sposto da qua a qui, per esempio, lui riesce a colpirmi, farà 1, 2 e 3 mi colpisce. Quindi più io sono vicino, più gli chiudo l'angolazione, più probabilità ho di evitare i suoi tre raggi. Quando si divide così, è abbastanza stare fuori da quei cosi lì e camminando vedete che sì, riesce a evitare. Vedo subito, grazie alla barretta, qual è quello vero. Rievito il coso. Quando lui dice dai, tira i tre colpi di fila. Rifà il labirinto, io esco tranquillamente. Rifà il suo corridoio, me ne vado. Eccolo qui, io sto fermo qui. Quando smette di parlare, me ne vado da lì. Adesso rivedo qual è quello vero That's e lo unique, uccido. right? Io ne ho fatti tanti, quindi è normale morire le prime volte. E non riuscire a farlo. Però è un fight molto più facile di quello che sembra se viene scaglionato in parti. Le prime tre fasi sono relativamente semplici perché ha pochi attacchi, e l'ultima invece è quella un po' più difficile perché chiaramente se non si sa lui che cosa va a fare, si rischia di andare in panico e inevitabilmente si muore. Le cose sono, prima di tutto, come dicevo prima, restare calmi, non avere fretta quando lui è in cielo di andarti sotto. Si può aspettare anche un'ora, volendo. Si aspetta il momento giusto, che lui non abbia palline sotto, ci si avvicina e lo si fa scendere. Attaccarlo sempre muovendosi, non rimanendo fermi, perché sennò quando tira i tre raggi di fila, one shotta, a meno che non si abbia tanta vita. E la prima e la seconda fase sono tutto lì, basta, è finita lì. Invece la terza, che è quella un po' più complicata, quando si divide in quattro, basta andare dentro nelle impostazioni, penso sia su Wii. Show full descriptions, life mana levels. Dov'è? Aura flask. Eccola qua. Show minibar. No, questa è un allies sui nemici. Questa qua, show mini life bars on enemies. Lui quando si dividerà in quattro, si riuscirà a vedere subito qual è quello vero. Inoltre, il primo che rispunta quando lui si divide, primo che rispunta, è lui, è quello vero. Ci si fa l'abitudine e si va subito vicino. Quando comincia a sparare i quattro raggi è molto importante non farsi colpire da quei raggi lì perché rallentano di un sacco la velocità di movimento, rendendo poi più facile per lui colpirci con i raggi. Quindi, quando in quella fase lì, volendo, si può solamente evitare per evitare di morire. Non si lascia magari da parte per un attimo il fargli danni, si fa quella fase lì, si aspetta che lui tiri i tre raggi, la si fa passare evitando. E poi si torna a fare danni se è un problema fare tutte le cose insieme, tutte e due le cose insieme. Nell'ultima fase rifare il labirinto, questa volta a tre strati, anche lì avete visto, abbastanza camminare normalmente così e andare all'uscita. Lui ci mette 15 secondi, 20 secondi a calare il pugno e a colpirvi lì dentro.
Quando invece si splitta in tanti, nel senso che sono tipo una ventina, che sono tutti in cerchio, lì la cosa importante è non starci in mezzo. Si va di fianco, gli si cammina intorno così, mettiamo che lui sia lì, tutte le copie siano lì, io gli cammino intorno. Quando sento che sta per finire la frase, che vuol dire che sta per rilasciare il colpo, mi basta fare un dash in avanti, un lip slam, qualsiasi abilità di movimento voi abbiate, per poter evitare il colpo. È un fight dove serve tanto 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 l'audio, nel senso che anche grazie all'audio, quando si divide in tanti Syros, si riesce a capire più o meno qual è lui, da dove arriverà il colpo, perché in base alle cuffie si sente se è sopra, a destra, a sinistra, si capisce muovendosi intorno qual è quello vero. E niente, sostanzialmente è tutto, cos'altro fa? Il corridoio, io personalmente gli vado addosso. Quello che voi potete fare è anche evitare a destra e a sinistra. Se voi vedete, le palline sono o tutte sulla destra o tutte sulla sinistra. Voi abbastanza che vi muovete destra e sinistra senza andarle incontro e riuscite ad evitarle tranquillamente. E niente, questo è il fight. Vi servirà chiaramente pratica perché non è un fight facile. Per riconoscere le cose, per cominciare a riuscire ad ucciderlo. Io personalmente non sono riuscito a farlo neanch'io la prima volta. Ci ho messo i miei 3, 4, 5 fight per ucciderlo la prima volta. E poi man mano, giocando sempre un po' di più, ho imparato bene il fight fino a riuscire a farlo anche ad Awakening 8 senza morire una volta. Se non riuscite a farlo, questo per dire, se non riuscite a farlo, non perdete la speranza perché anche chi lo fa c'è morto le sue volte, ha sprecato tutti i portali più di una volta sicuramente, non tutti nasciamo maestri. E niente ragazzi, è tutto, spero di essere riuscito a spiegare un po' più o meno come funziona e niente, buona giornata, buona continuazione.